Vittoria al photo finish per Andrea Leoni, eletto nuovo sindaco di Monteurano. Dopo 70 anni cade così l'ultima roccaforte rossa del Fermano. La lista di centrodestra Cambiamo Insieme supera per soli 29 voti sui 1.491 complessivi quelli di centrosinistra in appoggio alla sindaca uscente Moira Canicola, che ne ottiene 1.462. Elettorato che è stato più eroso dalla terza lista Patto Civico del candidato Claudio Moretti. Il giovane sindaco Leoni, 39 anni, è stato festeggiato in Piazza della Libertà al soglio del Palazzo Municipale, una svolta tentata in passato e ora ottenuta da Marco Marziali e Massimo Mazzaferro. 10 i consiglieri della nuova maggioranza, fra cui l'artigiano Mirko Steca, sostenuto dagli esponenti presenti di Fratelli d'Italia, Puzzu, Balestrieri e Franca Romagnoli, dal segretario provinciale della Lega Petrini e il consigliere regionale Marinangeli. In minoranza, oltre alla Canicola, entrano in consiglio comunale Giacomo Sollini e Massimo Brasili, mentre rinuncia Claudio Moretti, che lascerà il posto ad un altro consigliere civico. È stato un percorso difficile, non facile, e ci siamo riusciti. Ora dobbiamo accendere i motori di questa città, farli riaccendere, farla ripartire. E non sarà facile, ma non ci mette paura, perché andiamo avanti, 38 voti, 28 voti, 30 voti, è una vittoria di misura e con questo vogliamo essere con l'amministrazione di tutti, aperta a tutti. Quindi non escludiamo nessuno, come qualcuno ci ha fatto la campagna elettorale, che noi escludiamo, no, noi includiamo perché ci chiamiamo e cambiamo insieme. Insieme non esclude nessuno, è una parola aperta, e quindi ora tocca a noi. Adesso faremo dei percorsi insieme, faremo dei ragionamenti a 360 gradi e andremo poi a decidere quale sarà la giunta. Non abbiamo preclusioni, dobbiamo pensare alla macchina amministrativa, proseguirla. La nostra giunta sarà aperta anche ai consiglieri comunali, ma sarà aperta anche a chi è rimasto fuori, sarà aperta a tutta la cittadinanza dove è possibile. Quindi la nostra è un'apertura importante, cosa che è mancata in questi anni. Noi abbiamo portato un programma solido, costruttivo, Mondurano, che ho fatto coincidere anche un vento che ovvio che ci ha giocato anche a favore, per carità, però i ragazzi, nessuno c'è un'estrazione politica, sono ragazzi che sono politicamente con le mani libere, non nessuno ha la tessera, nessuno ha nulla. Quindi adesso poi ragioneremo come accendere la macchina amministrativa, poi questo ci ragioneremo in avanti, quindi non, adesso vediamo, cioè è un percorso da fare. Prima di tutto ringraziamo i cittadini, ringraziamo le famiglie, ringraziamo gli amici, ringraziamo tutti perché è una vittoria storica, è una vittoria che sapevamo di giocarci punto a punto. Questa volta, 5 anni fa, abbiamo perso per poco. Questa volta non abbiamo voluto fare lo stesso errore e andare con l'altra lista, Libertà Monturanesi, una cosa che ci ha premiato. Avevamo ragione noi quando dicevamo che la lista Patto Civico era una lista sostanzialmente di centrosinistra, e i voti nei vari collegi al 5 e al 6 lo hanno dimostrato. È un lavoro lungo, io mi sono commosso come tutti gli altri, è stato, come dice Andrea, un lavoro di gruppo, è stato un lavoro che è partito 5 anni fa. Andrea c'era 5 anni fa con noi, ci ha aiutato come gruppo, come lista, 5 anni fa ci ha aiutato, e oggi è il coronamento di un percorso lungo 5 anni. L'emozione è tantissima, e ancora di più è quella di aver vinto per pochi voti. Non sono Peppino Brisco, son del Milan, però 29 voti sono meglio di 200. Grazie. Allora, Andrea Balestrieri, il vento del centrodestra, anche qui nel Fermano, a Monturano una svolta storica, un roccaforte che cade. Che risultato è stato questo, anche per una zona così anche in difficoltà come quella del Cazzaturiero, ecco? Sì, un risultato storico che ha saputo Andrea Leoni e tutta la squadra consolidare. Non è stata una campagna elettorale semplice, ma c'erano tutte le carte in regola affinché Andrea diventasse il sindaco di Monturano per dare un'alternanza che da sempre non c'era mai stata in questa città. Ci sono dei problemi da risolvere, lo ha detto il sindaco Leoni nella prima conferenza stampa, ci sono problemi da risolvere per la riqualificazione del centro cittadino, per la calzatura,
ma sono sicuro che Andrea sarà il sindaco di tutti, aperto anche soprattutto alle opposizioni. Ovviamente come segretario di Fratelli d'Italia sono felicissimo di questo grandissimo risultato, perché abbiamo sostenuto fin dalle prime battute Andrea Leoni e tutta la squadra, una squadra di alta qualità che sono sicuro saprà far bene la differenza di Monturano. Ovviamente un saluto va ai due candidati sindaci non eletti, a Moira Canigola e a Moretti, quindi un saluto anche a loro, perché il sale della democrazia è sempre quello di dover accettare sia la vittoria ma anche la sconfitta. Un lavoro di squadra anche del vostro partito e di questo movimento. Un lavoro straordinario di Andrea Leoni, di tutta la lista, ma anche dei conti riuscenti che non sono ricandidati, scusate l'emozione, ma ci sono abbracciati con la moglie di Matteo Monti, un caro amico che è venuto a mancare qui a Monturano, e lui per primo aveva creduto in Andrea, era un nostro dirigente, uno dei migliori dirigenti di Fratelli d'Italia, a cui sia io che Andrea Valettieri siamo affettivamente legati, e sono certo che dalla sua ci ha supportato e ci ha spinto alla vittoria.